Un caloroso ben trovati a tutti, cari amici e care amiche, per questo nuovo video che ha come oggetto le fioriture primaverili. Ma prima, nel cosiddetto appuntamento dell'aperitivo, andiamo a vedere queste opere d'arte create da un artista al Lido delle Nazioni, ai Lidi di Comacchio, con rami e tronchi portati dal mare e arrivati fino a Bagnasciuga, con il quale questo artista ha creato le forme di animale. Lo struzzo che abbiamo appena visto, questo è un asinello. Notate quanti pezzettini di legno sapientemente incastonati sono stati necessari per creare queste opere d'arte che si possono proprio ammirare proprio vicino al mare che le ha portate fino alla riva. Questo è un cavallino rampante. Ma adesso andiamo a tuffarci nel nuovo video. Lasciate un like e ci vediamo dopo il lancio della sigla. Vai, regia! Quella che vedete inquadrata in questo momento è la malva, è una pianta che può essere consumata per intero, sia a partire dalle foglie che dai fiori, perfino anche le radici, e ha un'azione molto potente, infatti è un ottimo antinfiammatorio e un ottimo antiossidante. Cicerone la considerava una medicina molto importante e per l'intestino, infatti è anche lassativa. Contiene tantissima vitamina A, poi contiene anche calcio, ferro, magnesio e potassio. E possiede la foglia una quantità notevole di proteine, il 6%, ed è una particolarità per le piante, mentre contiene pochissimi zuccheri e tantissime fibre sotto forma di mucillagini. Queste sono dei polisaccaridi non digeribili che a contatto con l'acqua diventano gel. Nei minestroni infatti danno corposità e consistenza. Inoltre, l'assunzione di malva aiuta la formazione di flore intestinali sempre molto numerose e utili per il nostro equilibrio intestinale. È una pianta che cresce in pieno sole e in questo caso questa varietà coltivata può raggiungere anche il 1,50 m, 1,60 m di altezza. La fioritura è primaverile fino a metà giugno e le api sono molto attratte da questi fiori. I fiori sono di un viola molto acceso nelle varietà coltivate, più tenue per le varietà selvatiche che raggiungono dimensioni come pianta più contenute intorno ai 50-60 cm. Sempre in primavera possiamo notare l'inizio della fioritura delle ortensie, sono piante acidofile, poco amanti del sole, specialmente nelle ore più calde della giornata, molto esigenti per quanto riguarda il discorso del pH, infatti. I terreni acidi sono quelli preferiti da queste piante e sono anche molto esigenti dal punto di vista dell'annaffiatura, infatti richiedono abbastanza acqua per la loro coltivazione. La fioritura comincia in primavera, ma poi prosegue in estate per terminare nel tardo autunno per queste piante che regalano veramente fiori molto appariscenti di diverso colore, rosa, bianco o azzurro, che varia poi anche in funzione dell'acidità del terreno in cui esse vengono coltivate. Le ortensie formano dei bei cespugli compatti, quindi adatte a zone di mezzo sole o di ombra. Nelle prossime immagini andiamo invece a vedere un'altra pianta molto interessante che si chiama borragine. Come abbiamo visto per la malva, anche per la borragine gli impieghi in cucina sono molteplici, si possono utilizzare infatti i semi, ricchi di acidi grassi polinsaturi con una grande azione antinfiammatoria e anche le foglie che, soprattutto in Liguria, vengono consumate cotte. Grazie proprio alla cottura, diciamo, si possono consumare senza il problema della peluria che ricopre le foglie e il resto della pianta. La borragine si può anche impiegare in cosmetica per creare creme per il viso. In passato le nostre nonne la conoscevano molto bene e la impiegavano frequentemente. Quindi è una pianta sicuramente antinfiammatoria e protettiva a livello del cuore. Cresce in pieno sole, la varietà che vediamo è quella coltivata, quelle selvatiche sono leggermente più piccole come dimensioni, raggiungono dimensioni più piccole. Un'altra pianta dalla fioritura primaverile è il falso gelsomino, detto anche gelsomino rustico oppure in latino Rhynchus spermum jasminoides. I fiori sono bianchi, ma in questa varietà i fiori sono rosati, il rosa è molto tenue
non è facilmente distinguibile la differenza con quello bianco, però nelle immagini ravvicinate si può vedere questa sfumatura leggermente rosa di questi fiori profumatissimi per queste piante che sono ottimi rampicanti, che si possono utilizzare per creare delle barriere, delle siepi, degli archi, sempreverdi anche d'inverno, tollerano abbastanza bene le basse temperature, quindi possono essere coltivate al nord, e questo è l'effetto finale su un grigliato. Le prossime immagini, e per concludere, andiamo a vedere invece la pianta dell'Hypericum calicinum, dai fiori gialli. La pianta di Hypericum, ecco qua, più in basso rispetto al gelsomino, eccolo qua, è una trapezzante sempreverde con una grande capacità di moltiplicarsi, quindi si possono creare con poche piante aiuole anche molto vaste. La pianta raggiunge a malapena i 20-30 cm di altezza, la fioritura comincia in primavera, ma poi prosegue anche nel corso dell'estate. La pianta in questione ama il pieno sole, ed è molto consigliata anche perché ha pochissimi parassiti. Per ora è tutto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ci vediamo molto presto, ciao!